i cittadini che vivono in questa città a dire al SICOMAS e l'altra organizzazione sindacale, a dire a questa città no alla guerra, no ai nostri figli che vanno in Libia. Avete mandato 3.000 soldati a Libia, non sappiamo che cosa sarà il loro destino, si torneranno ancora 3.000 o torneranno 2.000 o non tornerà nessuno. Questo è il futuro dell'Italia, a fare guerra e fa morire i suoi figli nei paesi arabi. Questo non accetteremo. Chiediamo a questo governo e a questo sistema che basta a sangue di tutte le parti, entrambe, basta a sangue, basta alla guerra, basta allo sfruttamento, basta che le istituzioni appoggiano il padrone, basta a tutto questo sistema di schiavismo. Questo sistema ha creato un mostro, oggi questo mostro siamo noi che combattere questo sistema. Oggi siamo i lottatori che abbiamo buttato giù tanti padroni, tanto di quelli closi come l'IKEA nel passato, come la TNT che abbiamo messo in ginocchio con la nostra lotta, come la GLS, come altre tante aziende che abbiamo messo giù grazie alla vostra unità. Noi oggi, se facciamo sciopero, che cosa fanno le istituzioni? Mettono noi in galera e ladri sono liberi per strada, sono liberi, comandano la vostra vita. Quelli che comandano la logistica sono dei mafiosi. Quelli che rubano il lavoratore sono dei mafiosi, meritano la galera, non è che quelli che fanno la lotta, quelli che occupano la casa non meritano la galera o il carcere. Oggi come oggi siamo qua in questa piazza a dire a questi stronzi bastardi che siamo ancora resiste contro di voi con la nostra unità, e daremo al profeta di questa città che siamo qua oggi a dire che la nostra lotta è dura e non si fa paura. La lotta dura e non si fa paura. Lotta dura, non si fa paura. Ma dobbiamo anche dire che sciopero della fame deve farlo il padrone, ma non dobbiamo farlo noi come lavoratori. E il fame deve farlo il padrone. Per questo non siamo la CGL, la CISL, la UIL che vanno con la bandiera e fanno un sciopero classico che mettono a parte e non fanno danno al padrone. Noi siamo quelli che fanno danno al padrone. Noi siamo lottatori che rompono coglioni al padrone e noi non siamo gli amici dei padroni. Per questo siamo oggi qua a dire no a sindacati venduti che hanno venduto il futuro di tutti i cittadini di questa città. No alla guerra dei politici che hanno venduto il futuro di questa città. No, no al governo che ha mandato soldati a morire in paesi neanche sanno il territorio di quel paese lì, e non torneranno i vostri figli. Per questo tutta la città, ma non solo a Bologna, ma tutte le altre città dovrebbero unirsi a dire no, a mandare i nostri figli a altre città a fare guerra, a bombardare le altre città, uccidono bambini, vecchie, donne, e poi dicono che sia stato fatto per sbaglio. Non accetteremo gli sbagli, non accetteremo che moriranno la gente per sbagli. Oggi siamo qua per dire no alla guerra, no al Jobs Act, no a tutti i metodi di sfruttamento che fanno il padrone e fa questo governo di merda.